Ieri avrà sentito che Napolitano ha bacchettato i partiti. Cosa ne pensa? Che ha fatto bene. Secondo me Napolitano è il meglio presidente che abbiamo avuto da poco che c'è la Repubblica Italiana. Veramente un uomo valido, capace e anche con tanta testa. Per fortuna c'è lui. Ma ritengo che comunque abbia fatto una cosa giusta. Ha detto quello che pensava. Del resto è anche giusto così. Ma fondamentalmente secondo me andava cambiato non il partito ma lui, no? Ci vuole rinnovamento, secondo me è una copia di quello che c'è stato e non serve a niente, però opinione mia personale. Ha fatto di molto bene, non bacchettarli, con la frusta doveva farlo, è stato bravissimo. Io speravo in Giuliano Amato. Come presidente? Lo conosco, è la testa, proprio la testa. Io penso che abbia fatto bene, e vedere un po' questi partiti se che lavorino bene. Ha bacchettato bene, ha fatto bene, perché non ce n'è uno che abbia fatto qualcosa di positivo. Insomma, a parte io sono del PD, per cui a un certo punto mi dispiace moltissimo e non so da che parte buttarmi. E cosa pensa che possa succedere ora a livello nazionale? Di mandare a casa qualcuno. Questo non lo so, questo proprio non lo so. Speriamo che non succeda nulla, che insomma, è un momento difficile, speriamo bene. C'è un governo di qualche mese e poi sicuramente si andrà di nuovo secondo me al voto, perché comunque è una situazione di stallo, che può andare bene qualche un periodo e poi sicuramente cambierà. L'idea del tutti insieme mi piace, non mi piace, però capisco che in certi momenti probabilmente ci vuole per tirare avanti una situazione che veramente ci sta portando fuori veramente. Quello che fa è un po' complicato, è difficile mettere insieme tre teste che tutti i giorni si litigano, per non dire di peggio.